Ok ragazzi, oggi parliamo di ipertrofia, il tema più bello della storia, però realmente cerchiamo di fare un po' nerd e diamo dei concetti base importanti su come avviene effettivamente l'ipertrofia. Prima di iniziare assicuratevi al solito di iscrivervi qua sotto al canale YouTube e seguirci sulle nostre piattaforme Facebook e Instagram, e siamo particolarmente attivi su Instagram, stiamo un po' abbandonando tutto il resto, quindi assicuratevi veramente di seguirci perché ci sono sempre spunti interessanti. Quindi detto questo, passiamo col video, ipertrofia. Allora, l'idea alla base di questo video è cercare di capire come da una ripetizione di curl con manubri o di chest press il nostro corpo vada in ultimo a portare a un aumento delle dimensioni del rispettivamente bicipite o del petto, quindi all'ipertrofia. Che cos'è che succede? Che cos'è che accade? Perché il nostro corpo reagisce in questo modo? Ecco, è un tema abbastanza interessante perché è un po' la base di tutto quello che è l'allenamento, ossia la base teorica di tutto quello che dovete poi andare a fare. Quindi cerchiamo di capire che cosa succede, cerchiamo di capire come questo si relaziona con un modello di progressione, di programmazione e di periodizzazione, ma soprattutto come poter sfruttare al meglio questo know-how. Allora, sostanzialmente sono tre i meccanismi che si attivano e che portano in ultimo il nostro corpo a creare più ipertrofia. Ed essi sono la tensione meccanica, il danno muscolare e lo stress metabolico. Iniziamo con la prima. La tensione meccanica, che cos'è la tensione meccanica? È la sollecitazione di alcuni meccanorecettori che stanno a livello muscolare, quindi all'interno del muscolo. Quindi sembra una cosa abbastanza strana e poco comprensibile, però è molto più vicina di quanto crediate. Ad esempio, se faccio questo, state sentendo degli input, non so se si sentono perché chiuso il microfono, però spero si siano sentiti. Comunque, questi input sonori arrivano all'interno del vostro orecchio e là trovano proprio dei meccanorecettori che si attivano e traducono poi per vie molto complesse questo suono in qualcosa di comprensibile per il vostro cervello, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, provate adesso, ovunque voi siate, a strusciare una mano su scrivania o un tavolo. Sentite la superficie ruvida, liscia? Ecco, tutte queste sensazioni sono permesse da alcuni meccanorecettori che stanno nella nostra mano. Quindi i meccanorecettori non sono altro che dei recettori che servono a tradurre quello che è l'ambiente circostante per il nostro corpo, in modo che il nostro corpo vi faccia fronte. Banalmente, se sentite una superficie che è ustionante o che è molto ruvida, magari ritraete subito la mano, perché questi meccanorecettori vi segnalano che non è il caso di andare a grattugiarvi sopra il palmo. Allo stesso modo, se sentite un suono molto forte, ecco, i meccanorecettori subito permettono di immagazzinare questo suono e di tradurlo e di abbassare il volume oppure allontanarvi dal tizio che sta urlando o suonando con la tromba, quel che vi pare. Quindi i meccanorecettori hanno questa funzione. Ecco, nel nostro muscolo ve ne sono alcuni. E questi meccanorecettori si attivano in base a due diversi stimoli, ossia da una parte il TUT, ossia il time under tension, il tempo sotto tensione muscolare. Se sto su una chest press e rimango in tensione facendo delle ripetizioni, la mia serie può durare 30 secondi, 20 secondi, 50 secondi, 2 minuti, ecco. Maggiore è il tempo sotto tensione, maggiore è lo stress, la tensione meccanica che deriverà all'interno di questi meccanorecettori. Allo stesso modo, da un altro lato, abbiamo il carico, ossia logicamente maggiore è il carico muscolare, quindi il carico interno che va a subire il muscolo, maggiore sarà la tensione meccanica che andranno a subire i meccanorecettori. Il problema è che il TUT e il carico sono un po' due contrappesi di una bilancia, ossia se esageriamo portando a TUT molto molto lunghi, de facto andiamo a fare dei lavori di endurance muscolare e sfociamo in altri meccanismi di adattamento che poi analizzeremo, però la tensione meccanica sarà bassa. Allo stesso modo, se aumentiamo tanto in carico, di nuovo andiamo a causare danno muscolare, quindi altri meccanismi, e di nuovo la tensione meccanica sarà troppo bassa. Quindi sostanzialmente la tensione meccanica la riceviamo al meglio quando c'è un'alta attivazione del distretto target, ma soprattutto quando il TUT e il carico sono abbastanza elevati, ma sono comunque medi. Ecco, quindi tendenzialmente la tensione meccanica viene enfatizzata in questi tipi di lavori, però soprattutto viene enfatizzata quando c'è tanta connessione mente-muscolo, sia capacità di sentire bene il muscolo che si allunga, che si accorcia, senza strafare da nessun punto di vista. Secondo meccanismo, che è il danno muscolare. Ecco, tipicamente il danno muscolare era il meccanismo individuato come principe tempo fa. In realtà è stato molto ridimensionato in questi anni, venendo equiparato poi agli altri due meccanismi. Insomma, si è visto che c'è anche dell'altro. Il danno muscolare non è altro
che delle micro lesioni che si creano all'interno del muscolo. Ovviamente il nostro corpo prende come queste micro lesioni come qualcosa di negativo, cui deve adattarsi in modo che non avvengano più, e quindi c'è adattamento ipertrofico. Ecco, normalmente il danno muscolare viene enfatizzato sia da carichi molto elevati, sia anche da lavori in stretch, quindi in massimo allungamento. D'altro canto va detto che il danno muscolare si ridimensiona fortemente quando lavoriamo sempre sugli stessi scavi motori, e questo è banalmente un meccanismo di adattamento del nostro corpo, che nel momento in cui continuiamo a lavorare sempre sugli stessi schemi, anche aumentando il carico, comunque ci saranno meno micro lesioni, perché il nostro corpo si è adattato ed è pronto a lavorare su questo schema e a far fronte allo stress che subisce. Quindi di contro, un espediente per avere tanto danno muscolare è quello di variare continuamente determinati esercizi, non tutti logicamente, perché serve sempre quello che io definisco l'esercizio madre, comunque un esercizio che sia un punto di riferimento sul quale progredire, però variare gli altri esercizi può essere un'ottima soluzione per creare tanto danno muscolare o comunque mantenerlo sempre abbastanza elevato. Terzo meccanismo è lo stress metabolico. Ora, si tratta di un meccanismo che viene attivato dall'accumulo di metaboliti di lattato e di ioni H+, quindi normalmente tutte cose che avvengono quando creiamo tanto pump. Quindi avete già capito molto banalmente che creeremo tanto stress metabolico nel momento in cui lavoriamo con serie abbastanza lunghe, con tante ripetizioni, cariche abbastanza bassi, molto isolamento muscolare, quindi riusciremo a creare tanto pump. Ecco, tutto questo estremizza e enfatizza lo stress metabolico. Molto bene, questi sono i tre meccanismi che si attivano. Abbiamo anche capito più o meno come poterli attivare in allenamento. Però cerchiamo di capire al meglio come utilizzarli, perché la prima cosa che viene normalmente è pensare: ok, quindi in un mio allenamento di un qualsiasi distretto muscolare faccio dei lavori per la tensione meccanica, dei lavori per il danno muscolare, dei lavori per lo stress metabolico. Ecco, questo può essere vero, però in realtà così non è. Perché? Allora, da un punto di vista prettamente astratto, diciamo così, tutti e tre i meccanismi hanno un impatto analogo sul singolo distretto muscolare, che vuol dire che il petto risponde in maniera analoga sia se causo tanta tensione meccanica, sia se causo tanto danno muscolare, sia se causo tanto stress metabolico. Così il dorso, così le spalle, così le gambe e via discorrendo. Però in realtà, all'atto pratico, su ognuno dei distretti è più facile o più difficile attivare uno di questi meccanismi. Quindi facciamo un esempio abbastanza classico: il petto. Il petto è un distretto che è molto semplice da attivare, perché generalmente negli esercizi di spinta, negli esercizi di croci, c'è una buona attivazione per il petto. Però soprattutto negli esercizi di spinta l'isolamento del gran pettorale è abbastanza complesso, perché c'è un intervento di tutta una muscolatura sinergica, quindi deltoide anteriore, tricipiti e via discorrendo. Quindi per quanto il petto possa essere attivo, è molto complesso andarlo ad isolare, questo soprattutto con alti carichi. Quindi questo che cosa comporta? Che sulla tensione meccanica mi sarà abbastanza difficile lavorare. In realtà posso attivarla molto bene, però comunque non è ottimale puntare proprio sulla stessa. Allo stesso modo, lo stress metabolico, sì, posso avere tanto pump al petto, questo è indubbio, però comunque la difficoltà di isolamento mi porta ad affaticare molto di più gli altri distretti. Ok, quindi avrò tanto pump al petto, però il deltoide anteriore è affaticato, sento i bicipiti lavorare, i tricipiti e via discorrendo. E effettivamente il danno muscolare è un meccanismo che si presta molto bene sul gran pettorale, perché possiamo lavorare con carichi anche piuttosto elevati e il gran pettorale sarà comunque molto attivo, nel senso che se faccio una panca con tanti chili, ok, non isolo il gran pettorale, però riesco ad attivarlo molto bene, e questo automaticamente mi porterà a creare tante micro lesioni. Allo stesso modo sul petto c'è una buona capacità di stretch, perché noi tendenzialmente non stiamo in una posizione che porta il petto in allungamento, quindi quando vado ad allungarlo questo impatto sarà molto ampio e quindi causerò tantissime micro lesioni. Quindi il danno muscolare è sicuramente una strada che possiamo percorrere. Non a caso il danno muscolare è correlato tendenzialmente ai DOMS, ossia tipicamente, ma questo non è una legge esatta, se creiamo tanto danno muscolare avremo tanti DOMS dopo. E quali sono i distretti che in cui tipicamente sentiamo tanti DOMS? Sono il petto e le gambe normalmente. Qualcuno sente anche il dorso, qualcuno le braccia, le spalle sono molto difficili. Perché questo? Perché c'è poca difficoltà di andare sia in massimo allungamento, perché c'è il tronco che non mi permette di scendere oltre,
ma soprattutto c'è difficoltà di caricare tanto, perché se carico tanto sulla spalla magari muscolarmente riesco a causare anche un buon danno muscolare, però articolarmente a un certo punto il gioco finisce. E passando a parlare di spalle, per questa ragione lo stress metabolico è sicuramente un ottimo meccanismo su cui puntare, perché siamo di fronte a un distretto che è piccolo su un'articolazione comunque tendenzialmente debole, fragile, stiamo di fronte a un distretto che però è molto facile da isolare, quindi se lavoro su altissime ripetizioni non ho problematiche di genere nel coinvolgere altri distretti, posso isolarlo al meglio e posso creare tanto pump. I gambi rispondono a tutti i meccanismi in maniera sinergica, però comunque per approfondimenti io ho fatto una serie di video su ogni singolo distretto in cui vado a chiarire tutto quanto. Quindi in conclusione, che cosa vuol dire tutto questo? Che ogni distretto muscolare avrà un range di ripetizioni, un range di serie, di volume, un range, una tipologia di tecniche di intensità, insomma tutte sfaccettature per poterlo allenare che sono totalmente diverse. Quindi nel momento in cui impostiamo una programmazione di allenamento dobbiamo andare a concentrarci su ogni singolo distretto un po' estraniandolo da tutti gli altri e poi dopo dare uno sguardo complessivo per poter armonizzare il tutto. È un po' il lavoro che abbiamo fatto su Zeus, in cui abbiamo impostato la programmazione annuale dividendola per i diversi distretti in modo che voi possiate avere la possibilità di impostare la vostra split settimana per settimana, ma di concentrarvi su lavori diversi per distretti diversi. Quindi sono allenamenti, più di 180 allenamenti tutti completamente diversi, proprio perché per ogni distretto bisogna approcciarsi in maniera diversa. Esempio, ci sono progressioni sull'esercizio madre per il petto, per le gambe, non per il dorso. Questo proprio perché per il dorso non voglio lavorare con carichi troppo alti, quindi non voglio forzare la mano da questo punto di vista, ma voglio ottenere un'attivazione massima, proprio per puntare sulla tensione meccanica. Comunque, chiusa questa breve parentesi, trovate il link per Zeus qua sotto in descrizione o sul video qua sopra in alto. Per il resto questo è tutto ragazzi, io come al solito vi invito a commentare qua sotto tutte le domande che vi vengono in merito, che sarò super felice di rispondere, e in questo modo instauriamo il confronto che a noi tanto preme. Detto questo, io non posso che rimandarvi a seguirci sulle nostre diverse piattaforme e ci vediamo al prossimo video.